Buongiorno, ben ritrovati. Venite anche oggi, 9 marzo, martedì, ad abbeverarvi alle fonti. Grazie intanto dei riscontri che abbiamo avuto già dopo la prima settimana di live streaming. Panatta, Vanzina, il professor Marco Tarchi, Melania Rizzoli, Enrico Ruggeri, ieri Giorgia Meloni. Con tante critiche perché avrei scelto la Meloni il giorno della festa delle donne. Come ho detto ieri, dovremmo cominciare a smetterla di ragionare in base agli steccati, ai pregiudizi, dove ciascuno parla con quelli che la pensano come lui. Non c'è mai uno sforzo né da una parte né dall'altra, no? Di mettere il naso oltre il muro e andare a vedere, o come cantava Cristiano De André in un vecchio festival di Sanremo, dietro la porta cosa c'è, no? Perché poi talvolta si può anche scoprire che si può essere quasi sempre in disaccordo con un interlocutore politico, ma poi magari su certe battaglie, su certe posizioni invece si è d'accordo. Bisognerebbe essere laici. E comunque, siccome io non mi faccio dettare la linea da quattro cialtroni sui social, non perché siano tutti cialtroni quelli sui social, anzi, sui social ho trovato spesso delle perle di riflessione, di ragionamenti che io me li sogno. Però ecco, quelli che ti vengono a dire cosa puoi o non puoi fare, faccio questo mestiere con l'approccio che ritengo di onestà intellettuale. Ieri parlavo con Giorgia Meloni, centrodestra, leader di Fratelli d'Italia. Oggi parlo con Francesco Boccia, buongiorno Boccia, esponente del Partito Democratico, Buongiorno. parlamentare della Repubblica, deputato dal 2008 e soprattutto nel Conte bis. Il secondo governo di Giuseppe Conte, ministro per gli affari regionali. Ora comincio subito con una provocazione a Boccia che non farò finta di non conoscere a prescindere. Lo conosco a prescindere. Poi lui fa il politico, io faccio il giornalista. Il fatto che fuori dall'ufficialità possiamo andare a mangiare una pizza insieme è un problema nostro. In video devo fare il giornalista. E allora posso cominciare con una piccola provocazione. Lo dico sinceramente, mi sarei aspettato di rivedere Francesco Boccia ministro anche nel governo Draghi. Vorrei sapere se lo aspettava anche lei, l'idolo di lei, visto che siamo in pubblico, caro Boccia, oppure se questa cosa è passata in cavalleria, scivolando come acqua sul vetro. Prego. No, no, io a differenza sua sono abituato alle regole non scritte della politica e quindi sapevo che terminata un'esperienza di governo, quella nuova che si sarebbe aperta sarebbe partita con delle regole non scritte che non erano gestibili, caro Piroso, né da me né da lei e quindi ne ho accettato la logica. Se fai politica è così, altrimenti non devi farla. Cioè, lei mi sta dicendo, ci sta che mi abbiano chiesto di scendere dalla giostra. E ci sono logiche diverse. Il governo Conte è nato per un'alleanza molto forte e aveva anche una prospettiva che secondo me continua ovviamente ancora, cioè quella di costruire un campo progressista molto chiaro tra due forze politiche, il Movimento 5 Stelle che aveva vinto le elezioni e il Partito Democratico che le aveva perse e che però aveva messo poi, stando all'opposizione del governo giallo-verde in Parlamento, in evidenza le grandi contraddizioni dell'alleanza dei 5 Stelle con la destra. E quando è nato quel governo, era un governo politico. E quel governo è caduto perché nucleo di deputati eletti nel Partito Democratico, che poi hanno fatto l'ennesima scissione, storia che lei conosce, che avrà raccontato più volte, hanno fatto mancare i numeri, siamo nella democrazia parlamentare, è nato un altro governo completamente diverso, con tutte le forze politiche dentro, del Partito Democratico, che è passato dagli iniziali 9 ministri con i quali eravamo partiti nel 2019 a 3 ministri, e quindi le logiche sono state diverse. Ma bisogna sempre essere, quando si ha il privilegio, come ho avuto io, di servire il paese rappresentando il governo,
Bisogna sempre essere fieri e orgogliosi di averlo fatto e soprattutto poi bisogna essere a posto con la propria coscienza, io sono assolutamente a posto con la mia coscienza. Dunque, ieri a Giorgia Meloni facevo presente che lei sempre parla del centrodestra, il centrodestra unito, il centrodestra che conta su tre gambe, Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega, però le ho dovuto dire, mi scusi, Presidente Meloni, lei parla di unità del centrodestra, ma dopo le elezioni del 2018 la Lega ha salutato il centrodestra e si è alleata al governo con i 5 Stelle. Sono passati 3 anni dal 2018. La Lega e Forza Italia hanno detto: cara Meloni, rimani tu a presidiare il centrodestra, e nel frattempo sono diventate forza di governo. E lei ha argomentato, spiegato. Adesso la domanda speculare la faccio a lei. Lei ha appena parlato della costruzione, per quanto riguardava il Conte 2, di un governo politico con un rassemblement, diciamo facendo i fini alla francese, delle forze del campo progressista PD e 5 Stelle. Bene, posso essere brutale? Mi pare che l'esperienza di governo, a parte a Giuseppe Conte, abbia fatto malissimo sia al PD che ai 5 Stelle. Lo dico perché è evidente che il Movimento 5 Stelle è alle prese con una crisi profonda. Tra l'anima di Casaleggio, di Battista, Di Maio che è un pochino defilato, Conte che si incontra con Grillo, fotografati sulla spiaggia mentre fanno una sorta di caminetto balneare per pensare allo sviluppo del Movimento 5 Stelle, e il PD vive la crisi innescata da un segretario, Nicola Zingaretti, il quale ha preso carta e penna e calamaio, o meglio, ha scritto un post per dire: mi vergogno del mio partito. Frase che forse sarà quella più memorabile detta da Zingaretti, ne avrà detta anche altre, ma sicuramente rimarrà consegnato ai libri di storia questo: mi vergogno del PD. Boccia, lei che è sempre stato identificato, poi magari mi dirà che l'etichetta non è corretta, come un pontiere fra il PD e i 5 Stelle. Ci sarà pure il ponte, ma ho l'impressione che le due rive si stiano un po' sfaldando. Prego. Noi dobbiamo chiederci che cosa hanno dato PD e 5 Stelle al paese nell'anno e mezzo drammatico che abbiamo alle spalle. Secondo me tanto, e basterebbe solo quello per essere soddisfatti del lavoro fatto. Ovviamente a me non basta. Io so solo che 2 anni fa il Movimento 5 Stelle era ai margini della dinamica politica europea e Di Maio e Di Battista facevano incontri con gli attivisti dei Gilet Gialli e consideravano l'Europa un problema. Oggi Luigi Di Maio è un europeista convinto, non alla Salvini, che lo declama, diciamo, ma alla prova dei fatti non l'abbiamo ancora visto, ma lo ha fatto da ministro degli esteri, ha fatto una serie di passaggi, di scelte, secondo me sono scelte importanti. E il PD soprattutto ha lavorato in questo anno e mezzo, no, non solo nella gestione emergenziale del Covid, ma anche per le politiche di rafforzamento, secondo me, di pilastri fondamentali in una società progressista. Penso all'impegno sulla scuola pubblica, sulla sanità pubblica, sull'ambiente, penso anche a come abbiamo tenuto la linea del rigore. Eravamo pesantemente condizionati dal negazionismo di gran parte della destra italiana. Questa storia di considerare le mozzarelle che scadono nei frigoriferi dei ristoratori come una priorità rispetto ad un ottantenne è una cosa che ad un certo punto mi ha fatto vergognare di essere anche collega di alcuni di loro, perché siamo arrivati a questo, non capendo, devo dire per fortuna, il governo Draghi ha tenuto esattamente la stessa linea di rigore, anzi, di Rosso, mentre lei oggi parliamo, probabilmente integreranno, modificando il DPCM approvato qualche giorno fa. Lei se ne ricorderà le critiche durissime quando
Conte osava integrare un DPCM, ma si fa così nella gestione dell'emergenza, purtroppo. Si fa così, si fissano delle norme, delle regole e poi se serve integrare per salvare vite umane lo si fa e non ci si pone il problema di che cosa ha in frigorifero lei a casa, io o un ristoratore, o se le mozzarelle scadono o se il pesce va buttato, perché tutte quelle cose si possono ristorare e rimborsare. Anzi, una delle cose su cui io vorrei che lavorassimo tutti insieme, sinistra e destra, in Parlamento, è la pubblicizzazione da parte del debito privato, proposta che lo stesso Draghi aveva fatto nel marzo dell'anno scorso in un famoso intervento fatto al Financial Times. E queste sono le cose che dovremmo fare insieme. Partito erede della cultura di De Gasperi e Togliatti, Moro e Berlinguer, con chi deve allearsi, se non con le forze che hanno una visione europeista e progressista, non certamente con Calderoni e Salvini. E quindi la mia battaglia continua, ovviamente in questo momento di grande difficoltà del Partito Democratico dobbiamo prima di tutto rafforzare la casa e quindi essere all'altezza della nostra bellissima comunità politica. Ogni volta che andiamo in crisi, poi quando andiamo di fronte ai gazebo ci sono 1,5 milioni, 2 milioni di persone che ci danno uno schiaffone e ci dicono cercate di essere all'altezza della nostra storia comune. Quindi nessuno può permettersi, nessun dirigente del PD può permettersi di non impegnarsi fino in fondo per consentire a questa storia di andare avanti. E questo è il nostro impegno. Le parole di Zingaretti sono state parole di un segretario che ha dato molto, tanto, le garantisco che quando è stato eletto segretario del partito c'erano solo macerie e noi eravamo tutti sotto quelle macerie, perché guardi, non è solo un problema di numeri, non è solo il 18%, ma se tu vai a casa tua e la casa della sinistra sono i quartieri popolari, sono le zone 167, sono le case popolari e tu vai lì. E io l'ho fatto, lei se lo ricorderà, nel 2018 ho fatto un giro partendo da Borgo Vittorio a Torino, passando per l'Isolotto a Firenze, passando per Scampia Roma, San Paolo di Bari, Scampia Napoli, San Paolo di Bari, Centocelle Roma, insomma, sono tutti, in tutti i quartieri popolari. Il PD era detestato perché era considerato il partito dei centri storici, il partito dei ricchi. Non dei poveri, non di quelli che hanno bisogno, non dei fragili, non di chi è in condizione che naturalmente diventa la condizione della sinistra, cioè la condizione di chi ha bisogno di essere preso per mano. E con Zingaretti noi siamo tornati ad essere quel partito lì, cioè il partito degli ultimi, il partito degli ultimi che devi portare al governo. E Boccia, mi per scusi. portare Bene, al governo intendo portare dentro i luoghi della decisione. io l'ho lasciato ampio margine, come vede, un intervento che è durato 5 minuti, che Non è parlo più, tempo. No, rispondo si solo figuri. L'ho fatto telegraficamente. anche ieri con Giorgia Meloni, nel senso, lascio che l'ospite giustamente viene invitato, argomenti come vuole. Poi, ovviamente, io devo fare l'avvocato del diavolo. No, lo faccio, lei lo fa benissimo, poi andiamo, quindi sia No, durissimo. no, del diavoletto. Però quando leggo Luigi Zanda, che è un Sì. dirigente del PD, mi pare, no? Che dice a Zingaretti: ma con tutti i problemi che ci abbiamo, ti dovevi mettere a twittà a difesa di Barbara D'Urso? Lei mi ha citato Moro, mi sta benissimo, diciamo, nel pantheon, no, dei padri politici Sono i della. semi delle nostre culture, certo. Sì, Dopodiché non bisogna avere la puzza sotto il naso, perché Barbara no, ma D'Urso chi ce l'ha? Ma parla a si persone, figuri, ma va parla a persone. benissimo. Però diciamo la solidarietà alla D'Urso perché le chiudono il programma, perché poi la cosa nasce da lì, no? Hai avvicinato la gente alla politica. Io non so quante puntate Zingaretti abbia visto del programma di Barbara D'Urso. Io non sono snob, si figuri, sono pop, poppissimo. Allora, insomma, ma soprattutto è la tempistica, cioè nel mezzo di un problema gigantesco trovi il tempo, cioè era un messaggio obliquo, è stato mal consigliato. Non mi voglio impiccare a questo episodio, ma capisce che quando lei dice i dirigenti del PD devono essere tutti uniti, tra i dirigenti del PD, lasciamo stare quelli che sono andati via dal PD
dopo essere stati eletti nel PD, Italia Viva, i Renziani. No, no, parlo proprio dei PD, quelli che ci sono adesso. Intollerabile, intollerabile, perché se sei eletto da una comunità tu lasci il seggio, non è che vai, fai un altro partito, tra l'altro indietro, non voglio più polemizzare, quello che io No, no, penso, ma poi insomma. lei sta citando Renzi che diceva la stessa cosa quando era nel PD a proposito di quelli che se n'erano andati dal Non c'è PD. dubbio, non c'è Lei dubbio. capisce che però, lei dice siamo tornati nelle periferie, però è evidente che un'iniziativa del genere, che è assolutamente un dettaglio marginalissimo, no? Viene vissuto come una cosa estemporanea. E poi mi consenta, lei ha rivendicato i meriti dell'azione di governo, non entro nel dettaglio, però mi concederà che la percezione che c'è stata generalizzata e che i sondaggi davanti ai quali io non mi genufletto, i sondaggi sono dei termometri, poi bisogna vedere tarati come, ma che indicano una situazione hic et nunc, poi bisogna vedere fra 3 mesi, fra 6 mesi, fra un anno, quando si andrà a votare, vediamo. Però è evidente che se poi è intervenuto un cambio di passo, che lei sa benissimo, è stato anche incentivato. Non voglio mettere in bocca o attribuire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è evidente, posso essere brutale, boccia, noi per mesi abbiamo discusso del fatto che il governo sembrava impantanato a fare stati generali con passerella a Villa Medici, a parlare di banchi a rotelle, a parlare di monopattini elettrici, chi deve rimborsare le fatture o gli scontrini, il Ministero Posso? dell'Ambiente o il Ministero dei Trasporti, aspetti. Così poi ha ampia possibilità di bacchettarmi. Ma che me ne sta dicendo tanto, No, 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 no. E devo poi mi prenderla scusi. bene, me ne segno tutto. No, no, e poi mi scusi. Va tutto benissimo, ma siamo arrivati in ritardo clamoroso sulla vicenda dei vaccini, che si inserisce in un discorso di contratti dell'Unione Europea, di cavilli, di codicilli. Sta di fatto che poi uno dei primi atti che ha colpito molto. Quello di Draghi di dire a uno dei fornitori AstraZeneca le dosi che stanno partendo per l'Australia tu le lasci qui perché hai un contratto da rispettare con noi e quindi scordati di mandarle agli australiani. Lei capisce? Lei adesso ha tutto il tempo che vuole per replicarmi, ma la percezione è No, sarò questa. velocissimo. Prego. Mi consentirà di dirle, e le garantisco, lei sa che stimo nei suoi confronti, che non è assolutamente un'offesa né a lei né a chi ha detto alcune cose. Mi consentirà di dirle che molte di queste critiche sono state costruito ad arte, ora cercherò di smontarle tutte con delle frasi, diciamo, di merito, poi lei mi dice dove sbaglio, da quel mondo che ad un certo punto detestava il presidente Conte e anche questa alleanza. E devo dire che si è creata una compagnia di giro molto romanocentrica, io lo chiamo, diciamo, quei 2 chilometri quadrati dentro cui diciamo, si incrociano tutti i salotti televisivi italiani e i salotti, diciamo, dei ben pensanti, spesso anche di sinistra, che ci dicono come funziona il mondo senza essere mai entrati al serpentone a Roma, non è il suo caso. E ad un certo punto hanno costruito la tesi che il governo non faceva. Io le segnalo che abbiamo fatto 108 miliardi di scostamento nel 2020 e 32 nel 2021. Il decreto che ora chiamano sostegno, che in realtà è il quinto decreto ristori, sarebbe il quinto dopo che ce ne sono stati già quattro, fatti dal precedente governo. Ora, il quinto si chiamerà sostegno e non ristori. Io mi auguro che ci siano delle cose roboanti che ci risolvono tutti i problemi che abbiamo, così che dal giorno dopo vedremo solo il sole e non vedremo mai più le nuvole nella nostra vita. E io sosterrò, diciamo, qualsiasi iniziativa. Però le vorrei dire che abbiamo fatto quattro. Il povero Gualtieri, diciamo, spesso bistrattato, ha trattato con l'Europa quattro scostamenti, sempre approvati, e il quinto è stato dato in eredità a questo governo, che ha fatto bene lei a ricordare, è il governo del presidente Mattarella. Il nostro sostegno è il sostegno al presidente Mattarella, non ai compagni di viaggio, diciamo, da Salvini ai colleghi di Forza Italia. I banchi a rotelle, Piroso sa quanti sono i banchi a rotelle? Glielo dico io.
Sono circa 400, dopo le mando un WhatsApp con il numero esatto aggiornato ad oggi. Sono poco più di 400.000, saranno 450.000. Ora glielo do al banco, diciamo, all'unità ultima di banco. Su 2 milioni e mezzo di banchi, sa chi li ha ordinati Banca Antelle? I dirigenti scolastici. Per mesi, anzi, glielo do subito. 2.426.665 banchi consegnati in 16.213 plessi scolastici. Le fonti terrà, diciamo, a futura memoria questa mia dichiarazione. Di questi, 424.414 sono a rotelle, il 17,5%. Ora, io capisco tutto, ma aver fatto diventare i banchi a rotelle, come i divisori, se li ricordo, i divisori di plexiglass nelle scuole, che non ci sono mai stati. Salvini per 2 mesi è andato in giro in tutte le televisioni a dire che ci sarebbero stati i divisori di plexiglass. Non ci sono mai stati. I banchi a rotelle li hanno ordinati alcuni dirigenti scolastici perché ritenevano che fossero più utili da spostare in alcune aule in cui c'erano un certo tipo di spazi. Lo ripeto, su 2.500.000 di banchi, il 17% erano banchi a rotelle. È diventato un dibattito nazionale. Io capisco, diciamo, l'importanza del banco a rotelle, ma non capisco Figurati l'energia io. messa da alcuni autorevoli commentatori su questa roba. I vaccini è stato un contratto fatto in Europa, dalla Commissione europea, rispetto alla quale noi abbiamo detto alcune cose in Europa. Quell'operazione è stata voluta in Europa, fatta in Europa, gestita in Europa con le complessità gestite oggi in Europa. Ha fatto bene a citare l'intervento del presidente Draghi sull'esportazione di vaccini. Le segnalo che quella stessa operazione è stata fatta dal governo precedente. Marcello Minenna è ancora lì, il capo dell'agenzia del demanio, e vorrei, diciamo, che fosse testimone di quello che sto dicendo, e cioè che abbiamo requisito centinaia di migliaia di mascherine e di ventilatori, non c'è stata, e anche di medicine, non c'è stata una cosa che sia uscita dal nostro paese da marzo a giugno senza che venisse sequestrata. Tutto quello che veniva esportato, che poteva essere dannoso rispetto alla tutela della salute degli italiani, è stato sequestrato in tutte le aree doganali. Ho detto prima, sbagliando, agenzie del demanio, agenzie delle dogane. Se vuole, continuo No, le posso sulle fare task però force. Posso un'obiezione? continuare? No, io lo No, dico no, non semplicemente subito. perché posso continuare all'infinito e mi creda, non ho fatto una polemica fino a quando sono stato ministro, perché non era corretto da ministro rispondere a giornalisti, anche autorevoli, che raccontavano questa storia, diciamo che è stata romanzata. Quindi dirmi che non ci sono state azioni è semplicemente non rispondente alla realtà. Dopodiché mi si può dire, guarda, il decreto Ristori 2 aveva delle misure sbagliate. Entriamo nel merito, probabilmente è vero in alcuni casi, ma raccontare quell'alleanza e quel governo con il governo dell'immobilismo, io penso che sia ingeneroso, ingiusto e anche errato. Mi auguro invece che il pantano non venga fuori, non in questo governo. Sai quella cosa che lei, Piroso, conosce quanto conosco io? Quella melma che c'è sotto, diciamo, tra il popolo e le istituzioni, c'è una fascia di mezzo che è un po' melmosa, no? Che si vede e non si vede, che spesso coincide con la gestione pura del potere. Mi auguro che non riemerga, perché quando c'è un ci siamo tutti, non si sa qual è l'obiettivo finale. Io sono sicuro che su alcune cose questo governo farà benissimo. Piano vaccini, anche perché l'Europa sta facendo l'Europa e i contratti sono gli stessi di prima. La von der Leyen deve semplicemente essere ancora più dura con le case farmaceutiche. Forse per me li avrei sequestrati i vaccini direttamente, però decide la von der Leyen e i paesi stanno sostenendo questa linea. Così come sono sicuro che Draghi
ci consentirà nel dopo Dombrovskis, mi riferisco soprattutto dopo gli vincoli post i vincoli di bilancio post-Covid, non c'è persona più di Draghi che può aiutarci a trattare e mediare i vincoli di bilancio migliori nel mondo che verrà in Europa nel post-Covid, così come, diciamo, sono sicuro che verrà fatta una riforma fiscale seria e la flat tax finalmente nel senso fitta. Sono tutte cose che sono sicuro che il governo Draghi farà bene e noi lo sosterremo. Detto questo, poi c'è quella fascia di mezzo di cui le parlavo prima, No, la nella fascia di mezzo quale che si ricorderà la finisce. famosa terra di mezzo era, Eh no, come dire, la quella era terra di un'altra mezzo di cosa. Mafia Capitale o della No, cosiddetta inchiesta su Mafia Capitale a quella era Roma. un'altra cosa. Io mi riferisco No, 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 perfetto. alla Sì, sì, fascia sì. che lega gli interessi reali delle persone con la gestione del potere che attraverso le istituzioni finisce nel mondo, diciamo, privato legittimamente. Allora, Però il modo in cui se viene gestita quella roba lì fa diventare un paese equo e giusto o, diciamo, diseguale e più in grado di proteggere gli interessi economici di pochi. Siccome ci siamo già passati in varie fasi della nostra storia, noi dobbiamo evitare che questo accada. Allora, premesso che io la conosco, so la sua onestà come persona, come politico, onestà anche intellettuale, non solo intellettuale, io poi sono un garantista nei confronti di chiunque. Lo so, Segue, segue, ne sono seguendo, no, no, testimone. no, no, sto parlando di lei, sto parlando su un piano generale. Seguendo però il suo ragionamento, perché siamo partiti dal fatto che lei non è più ministro e ha detto, caro Piroso, in sostanza, adesso riassumo in maniera grossolana, caro Piroso, la politica ha delle ragioni che la ragione certe volte fa fatica a conoscere o ad accettare. Mettiamola così in maniera diplomatica. Benissimo, quindi, Molto buono, grazie. bene, capisco anche che come è stato detto, scritto, mi hanno confermato, ad esempio, il professor Marco Tarchi, che è anche un esperto di scienza della politica, di Costituzione, dice: questo è un governo in cui evidentemente Draghi ha detto: io mi occupo della parte economico-tecnica, poi i ministeri, tra virgolette, politici li lascio alla scelta della politica. Per cui Roberto Speranza, ministro ipercriticato della sanità, è rimasto al suo posto. Bene, però poi invece Draghi. Non so se era contento o non contento di lasciare lì, o lo avrebbe cambiato, o gli andava benissimo, non mi interessa. So che Speranza è rimasto lì. Arcuri, ad Arcuri, Draghi ha detto: grazie, dottor Arcuri, quella è la porta, è venuto il momento di cambiare passo. Lei questo avvicendamento nel ruolo di commissario all'emergenza Covid, come l'ha letto, come lo vede, come lo giudica? Come una sua scelta, il Presidente del Consiglio può scegliere i commissari di governo, sono tanti, quello più noto per tutti è il commissario per l'emergenza Covid, ma ci sono oltre 30 emergenze ancora aperte nel nostro Paese in cui non parla nessuno, con altrettanti commissari, e il Presidente del Consiglio, quando si insedia, è libero di rinnovare loro la fiducia o meno. Io l'ho detto stamattina in un'intervista al Fatto Quotidiano, diciamo ad un anno dal Covid, sto evitando di parlare di queste vicende perché penso, diciamo, non bisogna tornare sulle cose fatte, la gente le ha davanti e può giudicarle. Io so solo che Arcuri ha servito lealmente la Repubblica, così come Borrelli. Ha fatto un lavoro eccezionale quando non c'era nulla, era come stare in un deserto senza acqua. E se non ci fossero stati funzionari, dirigenti, tanti, che hanno a titolo gratuito fatto il doppio, il triplo lavoro, non solo dall'Italia, ma penso anche dagli altri ministeri, non ci sarebbe stato nulla di quello che lei ha visto. Noi non avevamo nulla a marzo dell'anno scorso, né mascherine, né ventilatori, e le forze armate, tanto citate dai nuovi interpreti del pensiero di Draghi, come dice Draghi, insomma, siccome parla poco è facile interpretarlo, basta leggere le cose che fa e ascoltare
parole che dice uno lo capisce, invece diciamo, ha un numero imprecisato di interpreti. L'utilizzo delle forze armate, e le do la notizia piroso, c'è stato dal primo giorno dell'emergenza. Senza le forze armate noi saremmo crollati dopo 48 ore. Io ho accompagnato centinaia, forse 1500, tra infermieri e medici volontari, da sud a nord, nei momenti in cui si moriva, nei momenti più drammatici. Molti pensionati, molti nonni e giovani nonne, che si sono rimesse il camice, sono andate a rischiare la vita e alcune si sono anche ammalate. E ci siamo andati con i militari, con l'aeronautica, con la Guardia di Finanza, Forze Armate e Forze dell'Ordine hanno sempre accompagnato lo Stato e Arcuri è stato il raccordo di tutto questo. E se distribuiamo ancora oggi 11 milioni al giorno di mascherine nelle scuole e se il prezzo delle mascherine chirurgiche è regolato a 50 centesimi, è perché quel lavoro l'ha fatto il commissario Arcuri. Non riconoscere questo significa essere scorretti e ingenerosi. So che la generosità non No, abita da non queste è, no, parti, no, non è una categoria della però politica. far passare Arcuri come un incapace è stato scorretto. Il presidente Draghi ha scelto il generale Figliuolo, persona che già lavorava, diciamo, sull'emergenza, come tanti altri militari dell'esercito, dai generali più alti in grado fino ai caporali maggiori, e hanno tutti dato un grande contributo e continueranno a darlo, grazie al ministro Guerini che sta seguendo questa vicenda dall'inizio. Mi permetto di dire che lo stile di guida di ogni presidente del Consiglio lo sceglie lo stesso presidente del Consiglio, poi alla Questo fine mi sembra gli italiani evidente. giudicheranno. Allora, siccome stiamo sforando, mi scuso con il collega in studio a Milano, però io vorrei chiudere con tre flash, se lei boccia, mi promette per quanto possibile. Allora, diamo per acclarato tutto quello che ha detto su Arcuri. A lei che effetto fa questo signore, il famoso intermediario che gira ormai per trasmissioni televisive facendo vedere il telefonino con i messaggi di Arcuri, dicono 1200 contatti. Sulla vicenda delle maschere, poi di colpo i contatti si interrompono perché dice l'intermediario che Arcuri gli ha detto che ha saputo da Palazzo Chigi che c'è un'indagine dei servizi, una roba che sembra John le Carré, no? Applicato al che effetto le fanno? Cioè, ha fatto una valutazione su questa vicenda o Sì, almeno no, una riflessione sul no, guardi, personaggio? le rispondo volentieri anche perché io c'ero in quei giorni e quelle notti. In Italia non c'era nulla, c'erano centinaia e centinaia di persone per bene e di cialtroni che prendevano d'assalto gli uffici della Repubblica. E c'era qualcuno che doveva filtrarli, la struttura di Arcuri che era stata, diciamo, costruita apposta. Io non conosco quel signore, non l'ho mai visto in vita mia. Non so cosa faccio, cosa abbia fatto nella vita. So solo che chiunque poteva mettere la Repubblica nella condizione di recuperare mascherine, perché non c'erano, perché non le avevamo negli ospedali, contattava gli uffici filtravano e facevano le valutazioni. Ora, i magistrati, diciamo, sono gli unici che possono dare un giudizio e lo daranno. Siccome li ho visti, le garantisco centinaia, se non migliaia, di persone che ti dicevano abbiamo le mascherine dall'altra parte del mondo e poi ti chiedevano il 10%, il 15% o il 20%. Poi c'erano quelli che dicevano ci sono le mascherine, arrivano. E Arcuri ha fatto con i suoi uffici il filtro in maniera molto rigorosa, secondo me. Poi conoscendolo sono assolutamente convinto che abbia rispettato ogni regola. L'ultima parola gliel'hanno i magistrati su quella vicenda che devo confessare, non l'ho nemmeno seguita in TV, quindi rischio di dire una cosa per un'altra. Ma la cosa che le garantisco è che quando c'era qualcuno che era in grado di garantire l'arrivo di mascherine, partivano gli aerei militari nostri per andarle a recuperare in giro per il mondo. Non ci ponevamo problemi di chi fossero, bisognava prenderle e portarle. Le sto parlando del periodo che va da marzo a fine aprile. Il Poi lockdown e la quando rimonta. abbiamo iniziato a produrle noi è cambiato tutto, quando le abbiamo prodotte. Ma marzo e aprile noi non avevamo le mascherine negli ospedali. Chi dimentica questo o non ha memoria o è disonesto intellettualmente. Un flash, prossimo segretario del PD sarà? E Nicola Zingaretti? No, non lo so, guardi.
Spero che Nicola, ovviamente, insomma, non voglio tirarlo per la giacca, essere uno dei tanti, insomma, Nicola lo sa, insomma, ci parliamo, sa cosa penso, sa cosa penso del lavoro eccezionale che ha fatto in questi 2 anni e spero che possa continuare a farlo. E alla fine deciderà l'assemblea, che è sovrana. Noi abbiamo un'assemblea di eletti. Il giorno delle primarie non sono dei nominati, quelle persone che siedono nell'assemblea del parlamentino del PD sono state elette da 1.600.000 persone, quindi hanno il diritto di Sì, sì, sì. scegliere il prossimo segretario, che io continuo a sperare possa essere sempre Zingaretti. Ultimo flash. Ha visto almeno una puntata di Ciao Maschio, il programma condotto su Rai 1 in seconda serata il sabato sera da Nunzio Di Girolamo? Ogni sabato sera le vedo tutte. Ah, e che ne pensa? No, sono sempre preoccupato quando, ma era anche così quando vedevo Ballando. Diciamo, ho quella sensazione, diciamo, no, non mi preoccupo mai quando faccio le cose io o le faccio pubblicamente o diciamo una competizione, una sfida. Ma quando vedo invece lei in TV mi preoccupa un po', no, non quando faceva politica, perché no, bersaglie, ma un po' come quando ballava Ballando. Era come quando vedi la Juve in Champions e ti preoccupi del risultato finale. Quindi ho sempre un po' di... Guardo la trasmissione, non so se lei è mai stato amico di un arbitro, è mai andato a vedere un arbitro che arbitra una partita. Non vede più la partita, ma vede Guarda, l'arbitro come fischia, e la sensazione è la stessa. chiudo dicendole che se io fossi sua moglie e conducessi un programma, le chiederei di venire ospite. Non voglio sapere se è un'ipotesi possibile. Ci pensi nel caso e la guarderò con molto piacere. Chiedo scusa al collega Giacomo che è in collegamento a Milano. Eccola qua, Nunzia. Con Francesco Boccia era doveroso lasciare all'ex ministro la possibilità di spiegare più dettagliatamente che in altri salotti televisivi, dove invece i tempi sono compressi, bisogna stare in 90 secondi, poi c'è la pubblicità, lo sponsor, il servizio, l'inviato, quello che rincorre il politico col microfono sul marciapiede, tutto già visto. Meglio parlare pacatamente, serenamente, come disse Walter Veltroni, che magari un giorno si candiderà al Quirinale. Vedremo. Grazie Boccia, buon Grazie, grazie a voi, lavoro, grazie alle fonti, buon almeno tutto, molto soprattutto per bello. le vicende del PD. Grazie. Grazie, linea a Milano.